Ben ritrovati in studio Comuni alla Ribalta, siamo a Carpi, stiamo parlando di post terremoto, economia, quindi anche agricoltura, che è il settore che sta alla base dell'attività di Gianfranco Zinani. Come è andata in questi 6 mesi? Ma io penso che in questi 6 mesi, se parliamo, parliamo soprattutto delle problematiche che ha potuto creare con l'evento del sisma. Il sisma ha creato senz'altro un rallentamento per quanto riguarda la parte agricoltura, nella produzione, per la parte più indubbiamente dei comuni a noi vicini. Carpi, per fortuna, a livello agricolo ha subito un po' di meno, perché indubbiamente c'è una grande produzione di vino, di uva, quindi o bene o male sono colture che non hanno risentito di queste problematiche, di questo sisma. Sono stati legati però al movimento commerciale, che c'è stata una flessione, quindi tutto legato allo momento di stallo che c'è stato in generale, e quindi anche la parte agricola ha subito. Poi per la parte, diciamo, gastronomica, anche in cui ci sono tantissimi esercizi che sono nel settore enogastronomico, c'è stato un rallentamento logicamente, perché c'erano altri problemi in cui la gente, problemi molto gravi, in cui rallentava potendo uscire anche nel ristorante, nelle tutte le attività che fanno gastronomia, e indubbiamente c'è stato un forte rallentamento. Noto una timida ma lodevole ripresa, quindi vuol dire che c'è sempre tanta voglia di rimettersi in gioco, di non mollare mai, e questo fa ben sperare per il futuro, ecco, e la qualità da noi non manca, per fortuna. Ecco, noi adesso andiamo nel centro storico di Carpi, andiamo a conoscere il Palazzo dei Pio, è noto come castello, lo vedrete, è enorme, si affaccia su questa immensa piazza, lungo 160 metri. Vediamo insieme, così conosciamo questa storia di questo castello. E siamo con Manuela Rossi, direttrice dei musei del Palazzo dei Pio, e qui siamo all'interno del cortile d'onore. È particolarissimo questo palazzo perché è molto grande ed ha su 2 piazze. Sì, è il palazzo centrale della famiglia che per 2 secoli ha governato Carpi, quella dei Pio, ed è proprio il punto di congiunzione tra la piazza medievale, piazzale Re Astolfo, e la piazza rinascimentale voluta a inizio 500 da Alberto III Pio. Il palazzo è un complesso di oltre 15.000 metri quadrati che ospita oggi le principali istituzioni culturali, musei, castello dei ragazzi e archivio. È un palazzo rinascimentale, o meglio quello che noi vediamo principalmente rinascimentale, e il cortile in particolare ha il grande modello del cortile del Palazzo Ducale di Urbino, e anche le aree degli appartamenti rinascimentali affrescate hanno come modelli quelli della pittura dell'inizio del Cinquecento romana e del centro Italia. Quindi questo palazzo ha 11 secoli di storia alle spalle, una storia lunghissima, però è cambiato, è stato modificato continuamente nei secoli. Esatto, dalla prima notizia che noi abbiamo di questo castello, perché all'inizio era un castello vero e proprio, con arroccamenti, torri e strutture fortificate, siamo in epoca matildica, il palazzo poi mano a mano ha cambiato la propria, è stato modificato nella sua struttura, trasformandosi in un palazzo signorile, non più quindi l'esigenza di difendere all'interno di un castello un signore e una famiglia signorile, ma quello di aprirsi alla città, come avviene poi nei palazzi rinascimentali di Firenze, per esempio, e più vicino a noi Ferrara e Mantova. E invece la storia di questa famiglia dei Pio, sono stati signori di Carpi, ma prima ancora di Modena. Sì, i Pio sono una di quelle famiglie che nel 300 sostanzialmente segue diversi siti. Diventano signori di Carpi nel 1327 con Manfredo Pio, e ne rimangono signori fino al 1525, quando Alberto III Pio, ultimo principe di Carpi, perde Carpi. Sono una signoria che trasforma e definisce la città come noi la vediamo oggi. Il centro storico di Carpi e corrisponde all'antica città come viene definita dai Pio a partire dalla fine del 300 arrivare all'inizio del 500.
Poi dopo che cosa succede? Arriva un'altra importante famiglia. Esatto, dopo dal 1527 Carpi entra a far parte del territorio del Ducato Estense e diventa sostanzialmente una città di provincia in un qualche modo, se così vogliamo dire, del Ducato, mantenendo però un suo ruolo importante che è definito soprattutto anche dalla capacità di produrre, si va dai cappelli di trucciolo fino ad altre importanti realtà che oggi chiameremo imprenditoriali ed economiche, che già a partire dalla metà del Seicento fanno di Carpi un punto importante del Ducato. Al piano nobile del palazzo abbiamo visto una pinacoteca. Quali sono i tesori più importanti che custodisce? Sì, in questo momento sono gli appartamenti rinascimentali con i dipinti appunto 4-500 a costituire la parte più importante del patrimonio. I musei hanno patrimonio vastissimo di oltre 25.000 opere e indubbiamente i dipinti 500 di Bernardino Loschi, Vincenzo Catena e gli affreschi di Giovanni del Sega costituiscono uno dei nuclei principali di questa collezione. Parte del Palazzo dei Pio è anche il museo monumento al deportato, Lorenzo Bertuccelli. Facendoci anche accompagnare da alcune immagini che abbiamo girato, quali sono le sale, le opere più significative contenute nel museo? Ma io direi che questo è un museo un po' particolare, già dal suo nome, diciamo, è un museo monumento, quindi è un museo che contiene poche cose. È un museo che è diciamo, pensato negli anni 60, è aperto nel 1973, credo un esempio abbastanza singolare nel panorama italiano, come potete vedere anche dalle immagini, ma credo che veramente l'esperienza da fare in questo luogo sia, sia quella della visita. È un luogo con grande potenzialità evocativa ed emotiva, legato appunto alla tragedia della deportazione nei campi tedeschi, ma appunto con un linguaggio che è il linguaggio quello che tocca i segni della comunicazione umana più profonda e quindi in qualche modo in questo senso diventa anche un classico dell'umanità. Cioè qualcosa che, pur essendo legata a un'esperienza storica specifica, credo possa aiutare a comprendere l'intimità della ragione umana e del perché deve sempre prevalere la ragione umana sopra qualsiasi tipo di sopraffazione, mi viene da dire così. Quindi un museo monumento che ha tra l'altro una storia anche peculiare e che speriamo di riuscire a valorizzare ancora di più nei prossimi mesi, nell'anno che verrà, nel 2013, perché sarà appunto il quarantennale e speriamo di riuscire a comunicare appunto al nostro territorio, a un orizzonte più grande, la preziosità di questo luogo. Alcuni nomi di artisti dietro alle opere che abbiamo visto, uno su tutto Guttuso che ha anche poi collaborato all'allestimento. Sì. Il museo è il frutto di uno dei più prestigiosi studi di architettura, BBPR, negli anni 60 e anche la particolarità di essere pensato, progettato da persone che avevano vissuto in prima persona l'esperienza della deportazione. C'è stato un dialogo con Primo Levi. Insomma, è qualcosa che rappresenta, c'è Guttuso, Longoni, è un'esperienza artistica ma anche di riflessione storica e umana insieme, quindi in questo senso museo monumento, qualcosa che richiama appunto ai simboli più profondi dell'umanità. Ecco, il museo comincia dall'esterno, appunto, da questo cortile delle stele dove ci sono i nomi dei campi di concentramento e poi dopo all'interno una delle sale porta incisi i nomi di 13.000 italiani deportati nei campi di concentramento. Sì, il cortile delle stele richiama i nomi, mi permetto di dire, non solo dei campi di concentramento ma dei campi di sterminio, che è sempre bene
come dire, ricordare, adesso non, è, non sono ricordi naturalmente piacevoli, ma il campo di sterminio è una cosa terribile, è molto più terribile del campo di concentramento. Fossoli, per fortuna, era solo un campo, solo tra virgolette, un campo di transito, ma appunto dal campo di Fossoli partono 12 convogli per i campi tedeschi dell'Europa centro-orientale. E quindi anche la dimensione quantitativa è rilevante, è lo snodo principale. I campi di sterminio, come sappiamo, erano campi non di concentramento, erano campi che funzionavano, diciamo, per l'industria della morte. Lo stesso Auschwitz, per esempio, a cui arrivano i treni che partono, alcuni dei treni che partono da Fossoli, non è perfino nemmeno l'esempio più radicale di questa macchina della morte, no? Perché, come sappiamo, ad Auschwitz c'è anche la parte di campo di concentramento dove si lavora, anche se il nostro immaginario, no, è diventato il simbolo di questa tragedia storica. Però ecco, queste stele richiamano questo universo concentrazionario messo in piedi dai nazisti, e poi questa sala dei nomi che effettivamente porta questa emozione, come dire, perché richiama una cosa, se volete, molto semplice, ma che ovviamente un po' col passare del tempo tendiamo a dimenticare. Noi diciamo, giustamente, è stato uno sterminio di massa, ma più che di masse è stato uno sterminio di una moltitudine di singole persone, ciascuno con la sua storia familiare, con il suo nome, col suo cognome, con i suoi figli, con i suoi parenti, insomma, come ognuno di noi. E questo tentativo che facciamo anche come Fondazione Fossil di restituire i nomi delle persone che hanno attraversato questa esperienza, che a volte è un lavoro molto difficile per individuare un singolo nome, che si potrebbe dire, ma insomma, ma che importanza ha? È passato tanto tempo. E invece io credo che quell'esperienza ci racconti proprio questo, che ciascuno di noi è importante, che ciascuno di noi è titolare di diritti intoccabili e inalienabili, e quindi ciascun nome, ciascun cognome è straordinariamente importante, e questo vale naturalmente per la nostra contemporaneità, per i nostri giorni. C'è un'altra tappa che lei ha già citato, che è il campo di concentramento di Fossoli. Lo andiamo a conoscere dopo una breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Una settimana che ci ha portato a Carpi, sono nel ristorante Self Service Idea 3 in via Giuseppe Rocca al numero 76, un'azienda a conduzione familiare che nel 2013 festeggerà i 25 anni di attività. Sono con due dei titolari, i fratelli Monica e Claudio Giannaroli. Monica, quali sono i punti di forza del ristorante? Un bellissimo locale nel centro storico di Carpi, con dei bellissimi affreschi, cucina emiliana, pasta fresca fatta in casa, che nel Self Service è un po' più difficile. È una bellissima accoglienza, ristorante aperto all'ora di pranzo, e per chi ad esempio non ha la possibilità di fermarsi, cosa proponete? Potete venire, noi facciamo delle monoporzioni da portare a casa, così l'avete comodamente a casa vostra. Quindi a tutti gli effetti tipo rosticceria come servizio? Sì. Vi aspettiamo in via Giuseppe Rocca, il numero 76, Idea 3 vi aspetta, ma vi aspettano anche Monica e Claudio. Quali sono gli altri fratelli? Giuliano e Maria Teresa. Ben ritrovati in studio Comuni alla Ribalta, siamo a Carpi e stavamo parlando del Museo Monumento al Deportato, ma anche del campo di concentramento di Fossoli, l'altra tappa in un percorso della memoria che caratterizza Carpi. Lorenzo Bertuccelli. Sì, il campo di Fossoli è un luogo, potremmo dire, di storie e di memorie insieme. Di storie e di memorie perché ha una vicenda molto complessa, molto stratificata. Certo, il cuore di quella vicenda riguarda certamente la deportazione politica e razziale verso i campi tedeschi, però lì le vicende della storia si sono veramente intrecciate, e quasi sembra uno di quei luoghi, non so, come una calamita, no?
dove in un tempo molto complicato è passato di tutto e poi si è sovrapposta ad altre vicende. È un campo che nasce come campo per prigionieri militari, poi diventa un campo per prigionieri politici e poi appunto passa dalla gestione italiana alla gestione nazista e diventa un campo appunto di concentramento per politici e per ebrei che subiscono la deportazione in Germania. Pensate che da questo luogo passano circa un terzo degli ebrei italiani deportati nei campi dell'Europa centro-orientale, quindi diciamo un luogo che ha, una valenza nazionale e internazionale. Anche questo campo poi ha una vicenda anche dopo la fine della guerra, ma insomma qui dobbiamo essere un pochino brevi, magari invitiamo anche a venire a vedere questo luogo per approfondire. Quello che voglio dire è che anche questo luogo è stato colpito dal terremoto, naturalmente, anzi, essendo un luogo particolarmente fragile dal punto di vista delle infrastrutture, perché parliamo comunque delle cosiddette baracche, tra virgolette, cioè i luoghi che ospitavano appunto gli internati, ormai malandate, il terremoto ha ulteriormente aggravato questa situazione, per cui ecco, siamo sempre di più di fronte alla domanda cosa fare su questo luogo e come anche, che non è naturalmente facile intervenire su un luogo del genere, perché ne devi rispettare la storia e devi cercare di riuscire anche a comunicare alle generazioni future che cosa è stato. Ecco, mercoledì infatti quando siamo andati in visita abbiamo visto comunque pullman e scolaresche visitare, certo. Prima il museo e anche il campo, quindi comunque viene l'attività molto... è ripresa, certo. L'attività è... Allora noi adesso facciamo un cambio di argomento, un passo indietro nella storia, andiamo nel 1908 alle Olimpiadi di Londra perché andremo a ripercorrere quella che è la storia di un personaggio mitico, possiamo dire ormai diventato, Dorando Pietri, diventato... possiamo dire forse famoso per non avere vinto, perché a quelle Olimpiadi lui arrivò per tagliare il traguardo della maratona dopo 42 chilometri, ma svenne praticamente, lo aiutarono ad arrivare e quindi gli tolsero la medaglia, ma comunque vedremo che la regina gli dà un riconoscimento. Ripercorriamo insieme questa storia. E siamo con Cristina Luppi, presidente della società ginnastica La Patria, in questa pista di atletica a ricordare il grande personaggio di Dorando Pietri. Innanzitutto, chi era Dorando Pietri? Perché è diventato famoso per non avere vinto, se possiamo dire così? Dorando Pietri per noi ovviamente rappresenta uno dei nostri sportivi di principale rilievo, ha iniziato infatti a correre proprio per la città ginnastica La Patria. Dorando Pietri perché è diventato così famoso? Questa è una considerazione che posso fare io, supportata da tutto quello che ho sentito in questi 8 anni di mandato. Dorando Pietri rappresenta un mito, rappresenta un ideale sportivo che forse adesso va un po' scemando. Parliamo di quegli ideali sportivi fatti praticamente di coloro che si sono basati solo e esclusivamente sulle proprie forze fisiche e sono diventati campioni a livello mondiale. Dorando Pietri parte da Mandrio, ovviamente con quella che era la sua struttura fisica, che ricordiamo non era un colosso e non aveva gambe lunghissime, quindi anche questa sua corporatura molto modesta, lo ha fatto poi diventare un campione basato soprattutto sulla tenacia, sulla forza e sull'impegno che vi ha messo, che poi lo ha reso famoso in tutto il mondo. E torniamo un poco in quegli anni in cui appunto abbiamo conosciuto la storia di Dorando Pietri. Siamo alle Olimpiadi di Londra nel 1908. Infatti, nel 1908 ci furono queste Olimpiadi che videro partecipare tra i tanti atleti anche Dorando Pietri. Dorando Pietri divenne appunto famoso perché arrivò praticamente a oltrepassare il traguardo e vinse, fu il vincitore morale di questa maratona, ma venne squalificato perché venne sorretto. La regina Alexandra che cosa fece? Commossa dal gesto di questo atleta che arrivò praticamente sulle proprie ginocchia a oltrepassare il traguardo, fece fare nella notte questa bellissima coppa che la sua ginnastica La Patria ha in un cavò presso la banca, e poi il giorno dopo la diede a Dorando Pietri, nonostante il vincitore
vincitore poi venne invece proclamato Ace. Ace era un americano e dopo hanno fatto un'altra sfida insieme con Dorando. Come è andata a finire? Quella ovviamente diede modo a Dorando Pietri di rivalersi, fu la nostra rivincita e ovviamente vinse Dorando al Madison Square Garden. Qui a Carpi notiamo che c'è anche un imponente monumento dedicato a Dorando Pietri. Guarda, qui bisogna dare onore al merito a Barbolini e al Centenario, a tutto quello che ha fatto questa, sia la Cristiana, Barbolini che Ivano nel 2008, quando insieme a loro vennero organizzate diverse iniziative a Carpi, non solo, a Correggio, proprio per i Natali di Dorando Pietri, e che ci videro arrivare addirittura alla Flora London Marathon per portare la Coppa di Dorando Pietri, dove fu oggetto di tantissime fotografie, impegni e quant'altro, e, per poi arrivare addirittura al momento più ufficiale, quando il sindaco insieme all'assessore così portarono addirittura la coppa proprio alla regina Elisabetta, che la volle vedere. Si propose addirittura di ripulirla, risistemarla, perché ovviamente noi l'abbiamo lasciata tale quale, e poi alla fine ci fu un bel momento ufficiale a Buckingham Palace con la nostra coppa. E come visse il resto dei suoi anni Dorando Pietri? Visse un poco sulla gloria ricevuta precedentemente? Guarda, da quello che ho potuto leggere e sentire non andò benissimo, nel senso che questo grande successo sportivo lo portò ovviamente a un rientro economico importante, quindi al discorso dell'albergo in centro e a tante altre cose, cioè si parla di un Dorando che torna trionfante su un'auto di lusso e quant'altro, però poi probabilmente, insomma, come uomo d'affari non era altrettanto bravo come sportivo, e quindi quella che fu poi la svolta non fu bellissima, perché gran parte del suo patrimonio venne sperperato. Noi adesso, tramite sempre Barbolini così, stiamo cercando di riunire gran parte di quelli che possono essere cimeli, ricordi che abbiamo nel nostro archivio storico, ma in effetti sì, si parla di un Dorando che poi alla fine terminò la propria attività non all'altezza di quello che poi è il mito che è diventato. Sindaco, com'è andato questo incontro con la regina? Ma questo incontro è stato molto, molto interessante e molto toccante, nel senso che noi siamo stati invitati appunto dalla Casa Reale Inglese al centenario della Maratona di Londra, e lei in questo frangente, insomma, si è fermata con noi diverso tempo a chiedere informazioni su Carpi, sulla storia di Dorando Pietri, così insomma era stata molto curiosa, devo dire un'esperienza molto interessante e molto significativa, tant'è che abbiamo fatto una sorta di gemellaggio con Londra, no? Quindi con maratoneti londinesi, inglesi che sono venuti a correre la Maratona d'Italia a Carpi e carpigiani che sono andati a correre la Maratona di Londra a Londra, quindi insomma un momento importante. Noi andiamo avanti a conoscere Carpi, c'è ancora qualcosa da scoprire al Palazzo dei Pio, lo facciamo subito dopo una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi.